sempre per le finali dei campionati mondiali, in questo caso le finalissime. Siamo partiti con l'ultimo blocco di questa mattina, si tratta delle finali per l'oro delle categorie che abbiamo seguito già anche questa mattina. La greca Eleni Chazilazu, scusatemi la pronuncia ma non sono greca, e dall'altra parte con la cintura blu la giapponese Ayumi Uekusa. Questa è una super finalissima. Da una parte c'è, lo posso dire, una giapponese che io adoro, secondo me una veramente tra le più forti di questa categoria, più 68 kg, e dall'altra comunque una greca che continua a sorprenderci. Sono partite. Eh sì, la giapponese è la più forte, la più forte della categoria, già campionessa del mondo in carica, ha vinto quasi tutte le Premier League. D'altra parte questa giovane ragazza greca che ha fatto già vice campionessa del mondo 2 anni fa all'inizio, adesso va a segno, vediamo. Vantaggio per la Grecia, Chiara, incredibile. Questo punto profuma di storia, vediamo. Però vediamo, perché la giapponese non se lo farà sfuggire questo oro, insomma, sicuramente adesso partirà. Non mi aspettavo il vantaggio della Grecia. Greca che è seconda all'Europeo quest'anno, ha perso con Florentin, è seconda al Mondiale di 2 anni fa, quindi sicuramente una grandissima atleta. Pronta sui tempi, le rimesse, dentro ancora. Capace di schivare le rimesse. Guarda che sta facendo davvero bene, mamma mia. Mamma mia, non ci crede nemmeno lei. Cosa sta succedendo? Guardate, che è molto esplicativo questo gesto fatto dalla greca, che veramente vuol dire non ci credo. Cioè, pazzesco. Si vede che la sua giornata. Ancora dentro, rischia la rimessa. Sì. Prova questo Urba. Chiama la video review, ma io non la chiamerei. Ma non la chiamerei, sembrava nettamente fuori. Speriamo che non la chiamino, altrimenti rischiano di perderla. La chiamo. Vediamo se la chiamano su quest'Urmavashi. C'è da dire che almeno a noi sembrava fuori. No, è fuori. Vediamo. Non è questa la giusta. Non è questa. Sai che visto in velocità così sembrava diverso. Però almeno noi, da come l'abbiamo visto, sembrava fuori. Da qui non riusciamo bene a vedere. Vediamo. Sai che si è abbassata. Da qui può sembrare. Si è abbassata la greca. Non viene dato. Vedono bene. Avevamo ragione. Persa la video review, quindi la richiesta del cartellino da parte del Giappone. Si riparte a 49 secondi dal termine, 2-0 per la greca. Ossiro Ura tenta, è difficoltà. Uekusa in difficoltà. Non l'ho mai vista così. Mai vista. Guarda, trattenute. Questo però è il secondo. Ci poteva stare. Mamma mia. Ecco, forse avrei utilizzato la video review per questo più che quello prima. Sì. Quante tecniche di gamba per una giapponese più 68. Quante tecniche di gamba. Sa che adesso deve assolutamente sorpassare. Ancora dentro, ancora dentro. Ciao. Vediamo. Lo sa che pareggiare. Video review rosso. Lo sa che pareggiare non basta, che devi assolutamente superarla, perché sul 2-2 ha il senso, quindi il vantaggio la greca, per quello che sta tentando il tutto per tutto con le gambe, ma la greca lo sa. Eh sì. Tra l'altro tutta in famiglia questa finale per la Grecia, che vede Elena. E ancora? Nada. No. Perde. Intanto recupera fiato. È il padre, il coach è il padre, stavo dicendo questo. La trattenuta è blu qui, eh. È incredibile. Sta provando tutto per tutto. Che difficoltà che sta trovando la giapponese. Gambe su gambe. 10 secondi. Ci riprova ancora. Siamo in una. Guarda. Ancora rosso. Mamma mia. Vai in jogai, tre secondi. È finita. Ancora rosso. Mamma mia, che gestione. Ancora rosso. Che vittoria da parte della greca. Campionessa del mondo. Mamma mia. Incredibile, ha battuto la Uekusa. Incredibile, Chiara. Cosa c'è da dire di più? Meritatissima per questa greca.
Guardate, ho quel dispiacere, il lacrime la vuoi chiusa. Oh, guardate che bella questa scena, la Uecusa, la più forte della più 68 kg, in lacrime per aver perso questa medaglia d'oro, e dall'altra parte la greca che la abbraccia, la bacia, la stringe, perché capisce insomma quale dispiacere di una finale persa. Lo diciamo sempre, insomma, che comunque il secondo, guarda, possiamo dirlo un po' così, negativo, è il primo dei perdenti, no? Perché perdere, certo, una finale mondiale ti rimane proprio qui in gola, però se ne accorgerà comunque già, guarda, da domani. Guarda che meraviglia di aver ottenuto un argento, guarda, molto importante dal maestro. Guarda che meraviglia, ho i brividi, che bella, Chiara, questa mi viene scena da piangere, cavolo. Guarda. Ma... bellissimo, bellissimo, bellissimo. E adesso va da suo padre. Sembra un grillo, guarda. Che finale, ragazzi, che finale. Siamo partiti alla grande con questo blocco per gli ori. Che bello è il nostro mondo. Grazie, grazie Elena per questo, grazie. Davvero. Che immagine. Meraviglioso. Che incontro. Messa in difficoltà la Uecusa. Non ce lo saremmo mai aspettati. Ed ecco qui che invece è proprio il bello del nostro sport, che ci sorprende continuamente. Ma che belli attacchi, poi davvero non c'è nulla da dire da questa greca, ha gestito tutto in maniera perfetta, punti bellissimi. Guardate qui, questa inquadratura è incredibile, da una parte la gioia e dall'altra la disfatta, questa quinta bellissima.